Ciao, sono Fabio Petruzzi e a Citizen insegno meditazione mindfulness. Quest'oggi ti accompagnerò in una pratica di meditazione suddivisa in diverse parti. All'inizio praticheremo una meditazione di mindfulness classica. A portare l'attenzione al respiro, a concentrare e a calmare la nostra mente, quindi su questo punto. Poi faremo una pratica di meditazione camminata. Avrai bisogno di un piccolo spazio, sufficiente quello coperto da un tappetino di yoga comune, 2 metri, in cui cammineremo, faremo una meditazione camminata. Finito il nostro percorso, ovviamente ritorneremo indietro e lo ripeteremo per il tempo della pratica. Quindi concluderemo con una terza pratica, una terza meditazione che sarà la meditazione della luce, quindi una meditazione che utilizzerà l'unione della nostra intenzione e concentrazione con un certo tipo di visualizzazione. Questa è la nostra pratica di oggi, che durerà all'incirca un'ora. Prima di iniziare ti ricordo che puoi stare seduta o seduto su un cuscino da meditazione. Se le tue ginocchia sono molto distanti da terra, perché magari le anche, i muscoli delle gambe non sono ancora sufficientemente aperti o allenati, questo non è un problema. Puoi inserire dei supporti al di sotto, magari dei cuscini o delle coperte arrotolate, in modo che le tue ginocchia possano appoggiare a qualcosa. Abbiamo bisogno, per avere una posizione stabile e comoda, che almeno 3 punti nella nostra base appoggino a qualcosa. Quindi un cuscino sotto le anche e eventualmente due supporti sotto le ginocchia. Anche se sei abituato o abituata a praticare a terra, è importante condividere comunque alcuni punti della postura. Quando ci sediamo su un cuscino, che sia rotondo o che sia a fagiolo come quello che sto usando adesso, è importante non sedersi al centro del cuscino, ma un pochino in avanti, in modo che la forma stessa del cuscino e la nostra posizione permettano al nostro bacino di essere ruotato in avanti, e questo porta poi la nostra colonna vertebrale a mantenere una curvatura naturale, la curvatura lombare, che a sua volta consente alla nostra colonna vertebrale di stare allineata, di stare dritti con la schiena senza eccessivo sforzo. Praticare a terra, inoltre, non è l'unica opzione. Se sei a casa e non hai familiarità con la pratica sul tappetino o su un cuscino, va benissimo anche una sedia. L'unica indicazione per la sedia è di sedersi un pochino in avanti, proprio per mantenere quell'allineamento di cui abbiamo appena accennato. Quindi ci sederemo un pochino in avanti sulla seduta o sul divano, cercando magari una seduta che ci permetta di avere una posizione delle gambe più o meno a 90 gradi, con entrambi i piedi appoggiati a terra. Questo dà una stabilità alla nostra postura. Quindi evitiamo questa posizione quando pratichiamo meditazione. Piedi appoggiati pienamente a terra, gambe parallele, colonna vertebrale diritta. Quindi, non so se si è visto prima, sedendoci un po' in punta rispetto alla sedia, eventualmente usando un cuscino anche se desideriamo, manteniamo la colonna vertebrale diritta.
evitando di appoggiarci allo schienale o di curvare la schiena. Fatte queste premesse iniziali, siamo pronti per cominciare. Assumiamo una posizione comoda. Io mi trovo bene con la postura cosiddetta birmana, in cui entrambi i talloni sono su una linea, ma potete anche semplicemente adottare una semplice posizione a gambe incrociate. Non è richiesto il loto o il semiloto per praticare meditazione. Quindi, utilizziamo i primi momenti per atterrare nella pratica. I primi istanti che precedono la pratica stessa sono già pratica. Quindi quello che faremo sarà sederci e iniziare a portare un'attenzione consapevole al nostro corpo seduto qui. Quindi cominciamo proprio dalla postura. Chiudiamo gli occhi, raddrizziamo la colonna vertebrale. E impieghiamo i primi istanti proprio a renderci conto della posizione del nostro corpo, seduto qui, con la colonna eretta, e via via approfondendo questa consapevolezza corporea in questo istante. Portiamo per farlo l'attenzione alla sensazione di contatto del nostro bacino con la seduta, che sia il cuscino o la sedia. Internamente, cioè, spostiamo proprio la nostra attenzione a quella sensazione che stiamo percependo nella zona in cui il bacino, i glutei, appoggiano sulla nostra seduta. Sentiamo nella sensazione delle ossa, dei muscoli, della carne che si adatta un pochino alla seduta. Da questa prima percezione consapevole e intenzionale di una parte del nostro corpo, ora estendiamo l'attenzione alla base più ampia, a tutte le parti del nostro corpo che stanno in contatto in questo istante con il pavimento, con la terra, con ciò che ci sostiene. Quindi continuiamo a rimanere consapevoli della sensazione del bacino, ma anche ora della sensazione delle gambe e dei piedi in contatto con il pavimento. Sentiamone la solidità, sentiamone l'appoggio, il sostegno. E così facendo, stiamo portando l'attenzione a una sensazione corporea molto evidente, che è anche una sensazione di radicamento in questo momento, in questo attimo. La mente può continuamente essere catturata da pensieri e da stimoli di vario genere. Nel flusso mentale, ricordi, esperienze del passato che non esistono più, anche di un recente passato, oppure fantasie, proiezioni future, realtà che non esistono ancora. Sono flussi mentali che sviano, agganciano continuamente la nostra attenzione. Quando portiamo la consapevolezza al corpo, continuando ora a rimanere in contatto con questa sensazione di contatto con la terra,
Invece stiamo portando l'attenzione su qualcosa che è presente qui e ora. Stiamo cioè intenzionalmente recuperando la nostra attenzione e la stiamo intenzionalmente mantenendo nel momento presente, in qualcosa che è e che esiste proprio in questo istante, proprio qui. Il corpo non può proiettarsi nel passato o nel futuro. E quindi è una formidabile ancora, una formidabile porta per ritornare al momento presente. Ora, dopo questi primi istanti già in cui abbiamo lavorato con la nostra attenzione, facciamo un passo ulteriore. Abbandoniamo intenzionalmente le attività della giornata. O meglio, i pensieri delle attività della giornata, quelle già fatte e quelle ancora da fare. Come se sgombrassimo una stanza dalle cianfrusaglie. Prendiamo i nostri pensieri, i pensieri relativi alle attività, agli impegni, i commenti, il dialogo mentale di vario genere. Immaginiamo di impacchettarlo delicatamente, gentilmente, come a riporlo in una borsa, in uno zaino. E quindi immaginiamo di lasciarlo fuori dalla porta, fuori da questo spazio, come a dire a noi stessi: non ora, grazie. Queste attività, questi pensieri su queste attività, li riprenderò dopo. Ora facciamo spazio, dedicandoci completamente in questi minuti insieme a coltivare un'attenzione intenzionale al momento presente, con un'attitudine, se possibile, di non giudizio, quindi rimanendo completamente aperti, curiosi, attenti all'oggetto di attenzione a cui stiamo portando, su cui stiamo ponendo la nostra consapevolezza. Bene, ora muoviamoci con l'intenzione dalle sensazioni di appoggio del corpo alla sensazione della colonna vertebrale. Senza fretta, cominciamo dal basso, cercando di sentire la zona sacrale. E risalendo poi progressivamente con l'attenzione vertebra dopo vertebra, toccando le vertebre lombari, sentendone la curva, e continuando a risalire con l'attenzione nelle vertebre dorsali, sentendone il dorso, lo spazio tra le scapole, continuando a risalire con l'attenzione. Arrivando alla zona cervicale, sentiamo la curva anche della zona della nuca. E quindi, arrivati alla prima vertebra, in contatto con il cranio, proseguiamo con l'attenzione lungo la curva del cranio, risalendo, passando per la fontanella. Quindi ridiscendendo in avanti lungo la curva della fronte e quindi lungo la linea del naso con l'attenzione. E infine fermandoci al di sotto delle narici. Lasciamo per qualche istante l'attenzione in questa zona della pelle, appena al di sotto delle narici e sopra al labbro superiore. Quello che faremo ora è cominciare la pratica dell'attenzione al respiro, la pratica di concentrazione sul respiro. Se non l'abbiamo mai fatta, se è la prima volta, può essere utile portare la mano destra davanti alla bocca e soffiare delicatamente sul palmo della mano.
Con questo piccolo gesto stiamo allenandoci a sentire questa sensazione di aria che tocca il palmo della nostra mano. Ora riportiamo la mano appoggiata comodamente sul ginocchio, sulla gamba e riportiamo anche l'attenzione alla zona al di sotto o appena all'interno delle narici. Ecco, in questa zona triangolare, compresa tra i due angoli della bocca e la radice del naso, spostiamo la consapevolezza e ci alleniamo a cogliere la sensazione, come quella che abbiamo percepito sul palmo della mano, la sensazione di contatto che si genera quando l'aria inspirata e l'aria espirata passano di qui. Facciamolo insieme per qualche secondo in silenzio. Lascio il respiro completamente naturale, non manipolo, non modifico o controllo il respiro, ma tutto ciò che faccio è semplicemente portare la mia attenzione in questa zona della pelle, cercando di cogliere la sensazione prodotta dal tocco dell'aria. Tutto qui. La tecnica in sé è molto essenziale, molto semplice. Per la durata della pratica, il nostro impegno sarà quello di rimanere concentrati in modo continuativo su questa sensazione, senza lasciarsi distrarre da qualsiasi altro stimolo esterno o interno. Un pensiero, un rumore, una sensazione nel corpo. Non combattiamoli, non entriamo in conflitto con gli altri stimoli e non lasciamoci nemmeno catturare da questi. Ma se ci accorgiamo di esserci distratti, di essere caduti in un flusso di pensieri, ad esempio, appena ce ne accorgiamo, ritorniamo alla sensazione del respiro. Le istruzioni quindi sono molto essenziali. Mantieni l'attenzione concentrata sull'oggetto in modo continuativo, con il massimo impegno e gentilezza al tempo stesso. E appena ti accorgi di essere finita da qualsiasi altra parte che non sia quella sensazione del respiro, ritorni ad essa. Appena te ne accorgi. Continuiamo a praticare. Inspirando, so che sto inspirando. Espirando, so che sto espirando. Istante per istante rimango consapevole di questa sensazione del respiro. Che mi connette con questo unico singolo.
irripetibile momento. Se la mente divaga, appena me ne accorgo, ritorno qui. Ancora e ancora. Pazientemente, gentilmente, fermamente. Continuando a rimanere concentrati sul respiro, lasciamo andare contemporaneamente ogni tensione. Mentre pratichiamo, lasciamo il respiro libero. Mentre rimaniamo concentrati sul respiro, lasciamo le mani morbide, non stringiamo le gambe, non serriamo le dita. Mentre continuiamo a praticare la calma, concentrata, attenta sul respiro, rilassiamo il volto, la fronte, lasciamo andare la mascella, la lingua. Mentre continuiamo a praticare la concentrazione sul respiro, lasciamo la colonna vertebrale bene eretta. La schiena diritta, senza sforzo. Come un albero che tende verso il cielo. Con le radici ben salde a terra, la colonna vertebrale è come un tronco ben dritto che unisce la solidità, la concretezza della terra alla luminosità e spaziosità del cielo. E ci aiuta a rimanere consapevoli e concentrati. Corpo stabile e rilassato, mente sveglia e concentrata. Inspirando so che sto inspirando, espirando so che sto espirando, istante per istante. Rimango concentrato, stabilizzo la mente su questa sensazione del respiro. Bene, ora con grande attenzione, consapevolezza, delicatezza, cura, sciogliamo la posizione, apriamo gli occhi. Se ne sentiamo la necessità, possiamo fare qualche allungamento o qualche automassaggio, soprattutto se non siamo abituati ancora a mantenere un corpo stabile in modo rilassato per un po' di tempo, può essere che
il corpo mostri qualche segno, è perfettamente naturale. Eventualmente si tratta semplicemente di favorire la riattivazione della circolazione che avviene spontaneamente con dei piccoli massaggi, magari circolari, intorno alle articolazioni. Ora ci predisponiamo per la pratica della meditazione camminata. Bene, quindi siamo pronti per cominciare la nostra pratica di meditazione camminata. Ci portiamo in piedi. Se abbiamo un tappetino da yoga su cui stiamo praticando, utilizziamo proprio lo spazio del tappetino da yoga, altrimenti una dimensione corrispondente, circa 2 o 3 metri di lunghezza andranno benissimo. Quello che faremo in questa pratica è camminare in modo lento e consapevole, ma andiamo per ordine. Cominciamo dalla posizione semplicemente in piedi. Portiamo i piedi larghi come il nostro bacino e pieghiamo leggermente le ginocchia, giusto anche solo 1 centimetro. Da qui portiamo la consapevolezza ai piedi e in particolare alle piante dei piedi. Con gli occhi chiusi o aperti, non importa, la nostra attenzione si sposta nelle sensazioni delle piante dei piedi. E cominciamo a prendere consapevolezza della sensazione generata dal contatto dei nostri piedi con il pavimento, le sensazioni epidermiche, le sensazioni di temperatura, le sensazioni dovute ai muscoli, alla carne, alla pelle, nelle piante dei piedi. Mantenendo questa attenzione alle piante dei piedi, ora cominciamo a spostare un pochino il peso a destra e a sinistra, continuando a rimanere consapevoli delle sensazioni nelle piante dei piedi e delle loro variazioni, senza fretta, a proprio ritmo, con grande attenzione, cogliamo istante per istante il variare di queste sensazioni nelle piante dei piedi. Lasciamo pure le braccia rilassate ai fianchi e diamo tutta la nostra consapevolezza alle sensazioni nelle piante dei piedi. Ora riportiamo il peso equamente distribuito al centro, equamente distribuito tra piede destro e piede sinistro. Qualche istante di pausa, di consapevolezza, riascoltando la sensazione ora stabile di entrambe le piante, e quindi spostiamo ora il peso lievemente in avanti, verso gli avampiedi. Poco prima che i talloni si sollevino, ritorniamo indietro, spostiamo indietro verso i talloni. Poco prima che gli avampiedi e le dita si sollevino, riportiamo in avanti il peso e continuiamo a muovere delicatamente, anche solo per pochi centimetri, il peso in avanti e indietro, rimanendo attenti e consapevoli alla sensazione nelle piante dei piedi, le sensazioni che si generano da questo movimento. Sensazioni nei talloni, nei muscoli del piede, negli avampiedi, nelle dita. Piena consapevolezza di questa parte del nostro corpo e delle sue sensazioni. E quindi ritorniamo con il peso al centro. Ora equamente distribuito tra destra, sinistra, avanti e indietro. Diamo anche una piccola nota di attenzione alla dimensione alto-basso. Lasciamo che il peso del corpo scenda verso la terra,
almeno dal bacino in giù, meglio se dalle spalle in giù. Sentiamo che il peso scende morbidamente verso la terra, quindi lasciamo sempre le ginocchia sbloccate, un po' morbide, mentre la parte superiore, dalle spalle in su, è molto leggera. Immaginiamo che la testa sia come un palloncino che tende verso il cielo, questo senza alzare il mento, proprio come se la sommità del capo, la fontanella, fosse attirata verso il cielo da un filo invisibile. Quindi leggerezza nella parte cervicale della testa, stabilità nella parte inferiore del corpo, morbidezza, spaziosità nel corpo. Quello che abbiamo appena fatto, queste semplici oscillazioni di pochi centimetri, sono la base della meditazione camminata. Ora manterremo la stessa attenzione alle piante dei piedi, muovendoci per la stanza, camminando. Se abbiamo a disposizione lo spazio del tapetino, usiamo questo. Se abbiamo a disposizione più spazio, ovviamente possiamo sentirci liberi di camminare liberamente. Quando cammineremo, le braccia possono essere lasciate rilassate ai fianchi, oppure delicatamente intrecciate dietro la schiena, o ancora, se preferiamo, appoggiate morbidamente sul basso ventre. Quindi scegliamo ora una posizione delle braccia. Riportiamo se l'abbiamo persa l'attenzione alle piante dei piedi, alle sensazioni qui presenti in questo istante. E quindi iniziamo a camminare. Una camminata lenta e consapevole, passi anche di pochi centimetri. Tallone tocca terra, la pianta, l'avampiede del piede posteriore si stacca, passo, tallone, pianta, avampiede, passo. Tallone, pianta, avampiede, passo nell'aria. Rimaniamo contemporaneamente consapevoli delle sensazioni in entrambe le piante dei piedi. Non solo quando il piede è appoggiato a terra, ma anche quando il piede sta muovendosi nell'aria. Anche in questo caso si generano delle sensazioni di contatto con l'aria stessa, delle sensazioni epidermiche, ad esempio di temperatura, di movimento, di leggerezza. Quindi la consapevolezza rimane in entrambe le piante dei piedi. Ricordiamoci di respirare, cioè di lasciare morbido, naturale, libero respiro. Piena attenzione alle sensazioni nelle piante dei piedi. Un passo alla volta.
Muovendoci con grande attenzione, cerchiamo un movimento continuo, fluido, senza accelerazioni o rallentamenti, come se ci muovessimo nell'acqua. Mentre camminiamo e la nostra attenzione continua a rimanere presente alle sensazioni nelle piante dei piedi, rilassiamo le mani. Notiamo se abbiamo teso qualche parte del corpo e rilassiamo. Rilassiamo le spalle, rilassiamo la mascella, la lingua. Lo sguardo rimane all'altezza dell'orizzonte, non guardiamoci i piedi. Lo sguardo rilassato, senza fissare nulla in particolare, l'attenzione interna alle piante dei piedi. Come per la pratica precedente, se l'attenzione divaga, si distrae, appena ce ne accorgiamo, la riportiamo al nostro oggetto di attenzione scelto, alle sensazioni nelle piante dei piedi. Ci fermiamo nel punto in cui ci troviamo, piedi paralleli, peso equamente distribuito su entrambi i piedi. Portiamo l'attenzione al respiro per tre respiri consapevoli. E quindi ci riportiamo seduti sul nostro cuscino o sulla nostra sedia per la prossima pratica. Bene, eccoci pronti per l'ultima pratica per la lezione di oggi, la meditazione della luce. Ci riportiamo seduti, con una posizione comoda e stabile, con la colonna vertebrale diritta. Appoggiamo le mani comodamente sulle gambe, lasciando pure che il peso delle braccia scenda verso il basso, quindi occupiamoci di non avere le spalle in tensione, ma di rilassarle, lasciarle bene rilassate verso il basso. Colonna vertebrale eretta e testa allineata con la colonna vertebrale, quindi ascoltiamo il nostro corpo con gli occhi chiusi preferibilmente, sentiamo se la testa è inclinata in avanti oppure con il mento alzato inclinata indietro e aggiustiamola, facendo rientrare delicatamente il mento eventualmente, senza sforzo. Troviamo una posizione in cui colonna vertebrale e testa sono facilmente allineate e rilassiamo il corpo chiudendo gli occhi.
Riprendiamo l'attenzione delicatamente al respiro, come abbiamo fatto in precedenza. Ascoltiamo il respiro entrare e uscire. Ora, con delicatezza, spostiamo la consapevolezza nel basso ventre, due dita circa sotto l'ombelico, al centro del ventre, il baricentro del nostro corpo. E ascoltiamo il respiro, la sensazione del respiro, come la percepiamo da questo punto. Sentiamo l'addome delicatamente espandersi nell'inspiro e sgonfiarsi e ritornare nell'espiro. Proprio il respiro naturale che avevamo da bambini. Liberiamo l'addome, lasciamolo espandersi morbidamente, senza sforzo, quando inspiriamo e lasciamo che ritorni, che si svuoti naturalmente nell'espiro. È importante non forzare, ma semplicemente ammorbidirsi. Anche se il respiro fisicamente non arriva in questa parte del corpo, spostando l'attenzione qui, ci rendiamo ricettivi a sentirne la sensazione. Sentiamo la sensazione del respiro come la percepiamo nel basso addome. Portiamo semplicemente la nostra concentrazione qui. Due dita sotto l'ombelico, all'interno, al centro del basso addome, mentre respiriamo naturalmente. Il ritmo del respiro è quello spontaneo, naturale. Ora aggiungiamo una visualizzazione, un'immagine e anche una sensazione legata al nostro respiro. Mentre inspiriamo, visualizziamo e sentiamo una bellissima luce che entra dalle narici e scende fino al centro dell'addome. Nell'espiro, invece, questa luce si condensa. Quindi nell'inspiro la luce entra dalle narici e arriva al basso addome. Nell'espiro si condensa. È come immaginare, vedere, sentire un piccolo sole, una piccola stella al centro dell'addome. Nell'inspiro questa stella assorbe ulteriore luce. Nell'espiro si condensa e diventa più luminosa. È come se concentrasse, assorbisse, immagazzinasse quella luce ulteriore. Continuiamo così per qualche minuto. Lasciando il ritmo del respiro naturale, l'addome è libero, rilassato. Nell'inspiro la luce viene assorbita, nell'espiro viene condensata, immagazzinata, concentrata in questa stella, in questa sfera luminosa nel basso addome. Non preoccupiamoci se abbiamo l'opinione di non riuscire a visualizzare, è sufficiente pensare a questa immagine, è sufficiente metterci l'intento, l'intenzione.
cercando di rimanere concentrati sul processo dell'inspiro. Immagino la luce o sento, quindi a livello di sensazione, un flusso di energia luminoso, brillante che entra dalle narici, e nell'espiro sento questa concentrazione, questa condensazione di energia, di luce nel basso addome. O lo visualizzo, o entrambe, sensazione più immagine. Bene, dopo questa prima fase della pratica, passiamo a una seconda fase. Continuando questo processo, questa visualizzazione di inspirare luce e portarla nel basso addome, ora nell'espiro, delicatamente, lasciamo che questa sfera di luce, questa stella nell'addome, irradi un pochino di più luce all'esterno. Quindi nell'inspiro la luce arriva al basso addome, nell'espiro questa sfera luminosa irradia luce e va a riempire, a rendere luminoso tutto il basso addome. Ogni parte del corpo in quest'area, ogni cellula, diventa respiro dopo respiro luminosa, diventa luce stessa. Le ossa del bacino, gli organi, i muscoli, ogni cellula. E progressivamente questa luce irradiata si diffonde anche al resto del tronco, trasformando in luce anche il resto dell'addome, del petto, della schiena ovviamente. Quindi ora dal bacino alle spalle sentiamo e vediamo tutto il nostro tronco come luce, irradiante una bellissima luce. Sentiamo anche questa sensazione di energia luminosa che riempie, rinnova, nutre tutti gli organi, i tessuti, le cellule. Lasciamo che questa luce ora si irradi, si diffonda anche a entrambe le gambe. Immaginiamo e sentiamo ora tutto il tronco, la schiena, le gambe luminosi, irradianti luce. Lasciamo che questa luce si diffonda anche nelle braccia, fino alla punta delle dita. Nell'inspiro continuiamo a assorbire la luce, nell'espiro a irradiarla e distribuirla. Dal centro fino alla periferia, dal basso addome come un sole. Irradia e colma, nutre ogni tessuto, ogni cellula del corpo. E ora lasciamo che irradia anche nel collo, nella testa, e continuiamo così per i prossimi istanti, delicatamente, sempre senza sforzo. Se sentiamo che c'è tensione nella pratica, ammorbidiamo un pochino, rallentiamo un po', senza perdere la concentrazione. Nell'inspiro semplicemente sentiamo che la luce viene assorbita, portata nel basso addome, e nell'espiro che questa radiosità si diffonde in tutto il corpo, trasformandolo in senso luminoso, in ogni tessuto, in ogni cellula, senza lasciare nessun angolo nutrito e illuminato.
Lasciamo andare la tecnica. Rimaniamo per qualche istante semplicemente consapevoli del nostro stato. Semplicemente consapevoli del nostro stato fisico, delle sensazioni presenti nel corpo, evidenti. Senza giudizio, semplicemente notare le sensazioni evidenti. Consapevoli dello stato delle nostre emozioni, dello stato d'animo in questo momento, e consapevoli dello stato mentale, dello stato della nostra mente in questo istante. Quindi ascoltiamo con consapevolezza il suono dei cimbali che conclude la nostra sessione. Bene, il nostro incontro di oggi si conclude qui. Vi ringrazio per la vostra presenza e per la pratica insieme. Alla prossima! Bene, così come l'inizio della pratica di meditazione è già pratica, allo stesso modo anche la fase conclusiva di una sessione di meditazione è pratica stessa, anch'essa. Ciò significa che quando usciamo da una qualsiasi meditazione, per massimizzare gli effetti e i benefici, è importante portare un po' di quello stato di maggiore consapevolezza e concentrazione anche nei momenti che seguono. Per fare questo, quando sciogliamo la posizione, quando ci alziamo in piedi, quando ci guardiamo intorno e in sostanza qualsiasi azione facciamo, proviamo a cercarla di fare con una maggiore attenzione, con una maggiore presenza, con una maggiore connessione, cioè con il nostro corpo. Sentiamo il movimento che compiamo, osserviamo con attenzione gli oggetti che stiamo guardando, siamo maggiormente presenti ai suoni e alle sensazioni e via dicendo. In modo sfumato stiamo in questa maniera portando quella qualità di maggiore presenza e connessione che abbiamo cercato di coltivare al meglio durante la pratica, anche nella vita quotidiana. Con questo vi ringrazio e rinnovo i miei saluti. Alla prossima. Buona pratica e buon tutto.